Questo qui dovrebbe essere lo stabilimento della metanfetamina. C'ho 265 67.000 dollari da prendere. Vediamo le scorte. Ok, scorte non ce n'è più, quindi posso vendere. Mila mi dà, vado là, sì, anche. L'AMC rende allora. Alright, these drops are only accessible by seaplane. Products loaded up and ready to go when you are. E su un aereo? Il Cuba. Sicuramente, il Cuba 800. Andiamo a vedere. 10 consegne. E dov'è sto aereo? Vediamo dove l'ha messo. Mezz'ora di tempo mi dà, come nei magazzini, quelli delle consegne di quelli speciali. Sali su un aereo, ho capito, ma dov'è sto aereo? Dove l'ha messo? Cioè, se io ho 30 minuti, devo metterci 10 per arrivare all'aereo. Ah, sali su un aereo, quindi ne ho due per questa consegna grossa. E dov'è l'aereo? Sembra che in fondo lì c'è un qualcosa. Speriamo che sono aerei veloci. Ah, vanno ad acqua, sull'acqua anche. Dai, prendiamo questo, ciao. Però è simpatica questa cosa. Anche se non dovessi prendere niente, però mi è piaciuto. Vediamo un attimo, quindi posso decollare sull'acqua. Con questo devo fare 5 consegne. E dai, muoviti. Ti alzo, no? Così è su il carrello. Qui c'è la storia della polizia, come di là. Oh la madonna, che devo volare basso. Speriamo che non siano abbandonate anche questo qui. Perché non ho il secondo pilota che dovrebbe. Un player, intendo, che dovrebbe azionare una cosa che non mi rileva la polizia. Ancora non ne vedo neanche ancora uno diventare giallo. Troppo lontano, vediamo di qua. GTA è bello ma è pesante, pesante, pesante. Beh, i minuti ce li ho, quindi
però è arrivarci, ancora non ne vedo neanche uno che diventa giallo. Sto facendo il giro al contrario perché ho avuto l'istinto così in questo momento. Perché c'è il carrello? Voglio vedere sto carrello. Andiamo in terza persona, un secondo. Ah, ecco le ruote sotto, adesso l'ho visto. Ok, torniamo in prima. Pazzesco, pazzesco, consegne veramente mi sembra un po' assurde, cioè tu compri, allora quando prendi i magazzini a Los Santos ti mandano di qua a consegnare, quando invece ero di là prima. Guarda che consegna, dove sta andando? All'isola d'Elba. Cos'è davanti a me? Cos'è quella roba lì? C'è del fumo. Allora è lì il punto. Dovrebbe diventare giallo. Una l'ho sganciata. Sul mare allora sono col brutto tempo anche mi mandano e da vigliacchi veramente vigliacchi perché loro lo vedono che faccio un sacco di ore al giorno qui ah eccolo lì c'è una barchetta giù. Ok. Adesso dico così perché sono un po' arrabbiato perché ho speso un sacco di milioni e li voglio recuperare perché ci ho messo giorni a farlo. Come ho detto prima che in un altro video i soldi vanno e vengono quindi fa parte tutto del gioco, non me la devo prendere e devo continuare invece il cammino e proseguire su questa strada. Del fumo ancora avanti, mi sembra di vederlo. Ecco lì una barca, c'è una barca a vela. Il problema adesso è ritornare là. È come ritorno? Prendo. Adesso vedo, adesso decido. Ancora una. Però già è meglio. Sembra meglio rispetto alle consegne speciali, sembra perché hai già un aereo un po' più sicuro perché puoi atterrare sull'acqua. Invece il Cuba 800 era un po' più rischioso le consegne e poi da quando mi hanno messo quel Valkyria me la sono presa. Però l'aereo me lo lascia. Lasciandolo significa che io posso andare a prendere l'altro, meno male, meno male, meno male questo. Sperando che non mi butta fuori. Se lo vuoi usare devi stare sempre basso, se no la polizia scatta e non mi fa fare le consegne.
cioè devo prima scappare dalla polizia. Sali su un aereo da andare a prendere l'altro. Dovrebbe essere qua vicino. Almeno. Adesso sono a Zancudo. È un po' più giù, è un po' più giù di Zancudo. C'è ancora strada. Sono indeciso se paracadutarmi o atterrare. Forse è meglio la seconda. Atterro, vado sul sicuro. Beh, qui è scarico l'aereo, quindi ha fatto già le consegne. Sono le prime, quindi le prossime il ritorno lo velocizzo, eh. Sì. Adesso è tutta roba nuova, tutta roba fresca. Quindi eccolo qui l'aereo. Qui atterro sull'acqua. Proprio qui. Eccoli sulla mia sinistra. Andiamo a prendere la maledì. Andiamo a prendere l'altra. Dovrebbero essere le stesse cose di adesso. Una volta che va avanti, tiro sul carrello. Ok. Prendo velocità e lo alzo. Diciassette minuti. È un po' lento però, eh. Quanto fa? 100 miglia orari. Segna. Il primo fumo lo vedo, adesso c'è più schiarita. 15 minuti, 15 dovrei farcela.
Beh, è una cosa differente. Quello l'aereo era dentro e dovevo combattere contro. Capitava anche di combattere contro un sacco di nemici, mentre dovevi atterrare e poi combattere. Ed era anche rischioso che potevi rompere l'aereo. Poi ti mettevano i buzzard, poi chissà perché hanno avuto l'idea di mettere anche un Valkyria, e il Valkyria ha la mitragliatrice, il copilota, e quindi mi hanno devastato, l'aereo me l'ha bucato tutto, ha iniziato a incendiarsi i motori. E ho perso 240.000 dollari. Ho detto, questa è la terza volta che mi capita, basta, non ne faccio più di consegne speciali, perché io le ho pagate 7.500 dollari l'una e non ne faccio più. Ho smesso, mi sono buttato a fare altre cose. Adesso ho comprato tutto l'MG completo, pacchetto, un sacco di milioni. Qui non è tanto bello, quindi devo andare giù di là. È un aereo di mare che va sul mare, non devo andare dentro lui. Tutto sulla costa, giro giro. Altitudine, cosa segno? Non si vede. Ah sì, ce l'ho davanti. È 01. Sono a 35 metri da terra. 35, massimo 40 metri. 35 secondo me. Ok, vediamo gli ultimi due. Se riesco a internarmi un attimo. Ecco, è scattata la polizia. Adesso faccio una telefonata all'estero. Vediamo se me la smazzo questa. La mano all'estero almeno per le ultime. Dai, dai. What do you need exactly? Proprio davanti a me, eh? Non lo chiamo adesso, ma lo chiamo quando sono proprio lì sopra. Così ho il vantaggio, ho un vantaggio. Guarda dove me l'ha piazzate le ultime due, guarda. Andiamo bassi. C'è ancora 11 minuti. Dovrei farcela. Oh, hey, you're in trouble. Okay, I'll deal with it. Così, c'ho l'ultima, mi ha dato 30 minuti, ce l'ho messo i 20.
Oh, il carico era grosso, due. $401.000 mi ha dato, meno male, l'ho preso. Ok, questo video concludo qui. Al prossimo carico adesso e ne farò un altro, così li ho svuotati tutti. Ho recuperato qualcosa oggi. Domani me la studio meglio le cose, cosa devo fare. 100.000 sono andati dentro, guarda, dentro il nightclub. Ok, al prossimo video. Aspetta, vediamo cosa dice. Okay, invoice paid and we have a sale. Currency's in your wallet and Long John T is logging out. Ok, al prossimo video. Ciao a tutti da Joker Game.